whitelist, ovvero l'elenco di ditte certificate con il pedigree che possono avere accesso nella ricostruzione privata dell'Aquila. A chiederlo ieri il presidente nazionale dell'ANCE, Claudio De Robertis, in un convegno che si è tenuto nel capoluogo, pensato per prevenire con ancora maggiore efficacia le infiltrazioni nei cantieri della ricostruzione da parte della criminalità organizzata. Un appello, quello di De Robertis, rivolto soprattutto alle prefetture. E al microfono di TV6 il prefetto dell'Aquila, Francesca Lecci, non si sottrae alla sollecitazione, ricordando però che anche nella ricostruzione privata, whitelist o meno, i controlli sono già rigorosi. Abbiamo fino ad oggi svolto un'azione di controllo e di, tra virgolette, governo di tutto quello che è il processo. C'è chi dice che non è sufficiente. Queste sono valutazioni innanzitutto di respiro nazionale, perché è chiaro che noi parliamo dell'Aquila perché siamo segnati da questo grosso problema che è la ricostruzione. L'ANCE, che ha un respiro nazionale, che quindi ogni qualvolta tratta taluni problemi, non può che giustamente fare da cassa di amplificazione di una problematica che viene esaminata e sulla quale si esprimono dei giudizi a livello nazionale, riproduce quelle difficoltà che sicuramente in tutte le parti del territorio nazionale si realizzano. Le white list naturalmente presuppongono un'azione di controllo da parte delle forze di polizia, azione gestita e disciplinata dalle prefetture, e naturalmente nella ricostruzione quantitativamente tutto questo incide pesantemente. Io credo, come funzionario dello Stato, che il nostro compito, noi, potere esecutivo, prefetture, sia quello di applicare le leggi. Quindi se c'è una determinazione governativa in base alla quale, attraverso lo strumento delle white list gestite e coordinate con un sistema di controlli che naturalmente non viene poi esautorato dall'utilizzo sempre più intensivo e massivo delle white list, ma ne diventa elemento pregnante e più significativo, io credo che il risultato finale, che è quello di fare sì che soltanto chi ha titoli legittimi per farlo possa contrattare con la pubblica amministrazione e divenire destinatario di fondi pubblici, sia una buona soluzione.